Persona strettamente molto legata a Napoli, dove è nato, ha studiato e dove lavora, e questo suo legame stretto alla città, alla sua città, si vede appunto anche nei libri che ha scritto, dal primo romanzo che si intitola Verrà correndo il sangue a questo che verrà presentato questa sera. Il primo romanzo è sempre anch'esso ambientato a Napoli e ha un doppio piano temporale, perché si svolge in parte nel Medioevo, in parte invece nel 1980, all'incirca nel 1980. Importante direi anche dire che sia come giornalista sia come scrittore ha vinto diversi premi, e io vorrei intanto ricordare che dal primo romanzo è stato tratto un corto che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, ed ha vinto il premio in quell'occasione, parliamo del 2013. E poi ancora mi fa piacere in questo concetto, in questo discorso di grande vicinanza alla città, un altro premio che lui ha avuto qualche anno fa, il premio Cosimo Fanzago, che praticamente è un premio che ogni anno, è un riconoscimento che ogni anno viene dato a chi si è distinto per aver lavorato, per essere stato attivo nel valorizzare Napoli. Siamo al caffè con l'autore, con Vittorio Del Tufo. Giornalista e scrittore, quale dei due abiti senti vestirti meglio? Entrambi, devo dire. In una città come Napoli è del tutto evidente che la cronaca così ricca ogni giorno, purtroppo insomma molto ricca ogni giorno, offre enormi e formidabili spunti ai quali i cronisti devono quotidianamente attingere ed abbeverarsi. Però per quanto mi riguarda devo dire che la fonte più straordinaria alla quale io mi rivolgo è la storia intesa con la S maiuscola, perché a Napoli è una storia talmente ricca e stratificata da consentirci quotidianamente di fare nuove scoperte. Vittorio, e lo voglio dire a loro, il libro di Vittorio consente, questo lo ha fatto anche nell'altro testo Vittorio, di dare risposte a delle domande che noi magari neanche consapevolmente ci rendiamo conto di esserci fatti. E quello che è successo a me con 30 anni, perché? Perché ovviamente tante di queste storie esistevano nelle mie vecchie reminiscenze, no? Storie di famiglia, eccetera. Ma una domanda che io non avevo il coraggio di pormi ad alta voce era il perché Napoli, questa è la considerazione e poi viene la domanda, perché Napoli fosse così colorata rispetto alla Barcellona, rispetto a Parigi, rispetto all'Austria, è coloratissima, però nel contempo ha una diversificazione di architettura. Perché? E lui in 30 anni ce lo spiega.
Ma oltre a darci la spiegazione architettonica del perché Napoli sia così diversa, straordinariamente bella, lucida, perenne, è che il passato di Napoli emerge vivo e vero nell'oggi, e cioè che Napoli è generosa, perché nessuna città, lo dicevamo prima Vittorio nell'intervista, nessuna città come Napoli, quindi io penso alle grandi città del 500, del 600, ha avuto la capacità di essere così generosa con lo straniero, mentre Napoli sì. Nessuna come Napoli ha detto a chi entrava sul proprio territorio: vieni, ti accolgo con benevolenza, ma puoi fare anche quello che ti pare con la tua arte. Nessuna come Napoli. E l'architettura, quello che noi vediamo oggi con i droni, no? Che ci mandano delle immagini straordinarie dall'alto di Napoli, è ineluttabile. Nessuno potrebbe dire che è il contrario, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi. Questa è la mia considerazione su Trentarino. Noi ti conosciamo perché abbiamo ospitato la tua prima creatura, no? Letteraria, Verrà cantando il sangue, straordinario testo pure quello. Quello con questo ha in comune il mistero. Quanto ti affascina il mistero? Ma l'interesse per il mistero c'è da sempre, in particolare per la Napoli magica, e nasce da una suggestione che mi accompagna da sempre, dall'idea cioè che le strade dove camminiamo, i percorsi che facciamo, gli stessi palazzi dove abitiamo siano impregnati di memorie, memorie anche millenarie, dove si è depositata la polvere di mille leggende, ed è un'operazione giornalistica ma anche culturale molto interessante quella di andare a riscoprire tutto ciò che oggi è nascosto perché dimenticato o perché sepolto sotto strati di incuria e di degrado. Come si coniuga con la leggerezza? Perché chi ti conosce sa che sei anche molto ironico e leggero. Come si coniugano questi due aspetti dentro di te? No, si coniugano bene, perché la leggerezza, diciamo che la leggerezza va sempre bene e consente di occuparsi di argomenti anche forti, legati alla cronaca e alla vita della città, con un distacco che certe volte è necessario. Ma direi che alla base c'è soprattutto una grande curiosità, cioè non fermarsi alle apparenze ma cercare sempre quello che c'è dietro. Ma questo è un meccanismo che vale sia per il lavoro giornalistico sia per il lavoro di scavo che è necessario quando si vanno a fare degli studi legati alla storia di una città come Napoli. Adesso veniamo a Trentarelli. Perché nel caso specifico di Napoli, che forse è la città più di tutte le altre del pianeta, che ha tanti misteri, tanta magia, perché il mito è così importante per conservare la memoria di una città? Ma vedi, Napoli è una città che nasce da una sirena ed ha avuto come primo santo, come primo protettore, non un santo ma un poeta,
che era il grande, l'immenso Virgilio. E già questi due elementi, no? La sirena e il poeta, contribuiscono a fare di una città come Napoli una città fondamentalmente mitica e leggendaria. A me piaceva e piace l'idea di recuperare questa dimensione proprio per sottrarre la città ad una narrazione che oggi invece si impone, che è quella legata esclusivamente ai canoni, ai meccanismi, diciamo, e alla narrazione della cronaca nera, che rischia però di creare delle immagini stereotipate che sono buone soprattutto per un certo tipo di fiction televisiva o comunque di narrazione anche cinematografica. Ma invece recuperare la dimensione mitica e leggendaria della città vuol dire recuperare lo spirito della città, ed è quello che ce la fa poi amare forse di più. San Giorgio, uno dei vanti della marineria italiana, urtò gli scogli sommersi alla velocità di 16 nodi e l'urto provocò nella fiancata uno squarcio tanto ampio da allargare 5 compartimenti. L'incidente destò in tutta Napoli un'impressione enorme. La cronaca apparsa sul mattino all'indomani dell'incidente e un uomo accanto a noi narra la tragica avventura. Correva, signor, 90 anni scuma a prora, ma veniva in coppa secca. Quell'uomo che ha visto, che ha avuto la gioia e la tristezza insieme di vedere questa grande cosa, allora che veniva ed era forte, quest'uomo per un secondo la guardò avvicinarsi alla morte e nulla fece per salvarla e nulla seppe fare. Noi vorremmo che tacesse, che nulla più dicesse, che nulla più ricordasse. Dritta, dritta, goppa secca, ce l'ha portata, o diavolo per mano, e poi una botta forte, si è curvata, si è fermata un drunk, asceva tanta fumo a tutto parte. Forse quello è anche uno dei motivi per cui resta immortale rispetto ad altre realtà. Sì, è immortale perché è una storia infinita quella della città, ed è una storia talmente ricca e stratificata che ha fatto sì nel corso dei secoli che Napoli sia diventata una città a sfoglie. Dietro ogni sfoglia c'è una sovrapposizione, e da questo punto di vista andare a ritroso nel tempo non si finisce mai, c'è sempre qualcosa di più e di ulteriore da scoprire. Qualcosa che la gente ha tenuto bene sotto il tappeto, come mi ricordo una delle storie di Napoli, dove pare che ci sia un'immagine che hai voglia a coprire, emerge sempre, però la gente dice che non è vero. Tu ti riferisci al diavolo di via Donna Albina, che è un'immagine che sarebbe comparsa più volte in un antico palazzo della zona, e nonostante il lavoro continuo, insomma, degli imbianchini e dei pittori, continuerebbe a manifestarsi e ad affiorare. È una delle tante leggende che sono ambientate soprattutto nella zona del centro antico, che è il vero cuore esoterico e misterioso della città. Vivissimo ancora. Virgilio Mago pare essere quello che preferisci, no? tra le cose che racconti, le meraviglie che racconti in Trentaremi. Allora perché Trentaremi è il titolo? Trentaremi è il titolo perché Trentaremi è il luogo della città dove si è depositata la polvere di tante leggende, dove ci sono dei misteri archeologici affascinanti e tuttora irrisolti, e sono legate alle antiche caverne, le antiche grotte di Tufo, le falesie di quella zona, dove Virgilio, appunto, secondo la tradizione popolare, insegnava le arti magiche, perché Virgilio a Napoli è conosciuto come grande poeta ma anche come mago, esorcista, negromante, che associa ciò il suo nome ad una zona della città, che è quella di Posillipo e di Trentaremi, che probabilmente è tuttora impregnata del suo spirito. Qual è il prossimo, qual è il lavoro al quale stai lavorando adesso? È ancora legato ai misteri archeologici di quella zona, che sono probabilmente ancora nascosti, custoditi, e c'è ancora molto da scoprire in quell'area della città. Grazie Vittorio. Grazie a voi. Gennaro
Castaldo, che ti è sembrato questa serata con Vittorio Del Tufo e il suo Trentarelli? Guarda, assolutamente eccezionale, anche perché ti ripeto, ha messo in parole quello che io penso ormai da una vita, quello che è Napoli, che come dice Curzio Malaparte è una Pompei non sepolta. Ed è bellissima una cosa del genere. Napoli è l'unica città al mondo che ancora conserva la sua struttura, la sua storia, i suoi miti, le sue leggende, e come diceva giustamente Vittorio, dobbiamo puntare su questo se vogliamo effettivamente trovare un futuro per questa città. Io invece, conoscendoti, vedo una similitudine di pensieri tra te e Vittorio Del Tufo, per quello che scrivete, per l'amore che mostrate per Napoli. A proposito di questo, a cosa stai lavorando? Qual è il prossimo progetto editoriale al quale stai mettendo mano? Il prossimo progetto editoriale nasce da un'idea che ho avuto tantissimi anni fa, e cioè l'ipotesi, magari anche azzardata, del fatto che se l'unità d'Italia fosse partita dal sud, cosa sarebbe accaduto? Come sarebbe stato non solo Napoli, ma anche ovviamente il meridione e l'Italia intera? E su questa falsa riga ho imbastito una sorta di viaggio nel tempo con relativi cambi della realtà e via dicendo, tracciando un percorso più che altro non tanto fantasioso, perché non ho fatto altro che estrapolare quelle che sono state le conquiste, i primati della Napoli da partire da Carlo di Borbone in poi, e li ho portati verso una loro ideale soluzione se non fossimo stati uniti, invasi. Questo è l'autore, l'autore di testi, invece l'autore teatrale scrive tutt'altro, perché? Non lo so perché, so soltanto che chiaramente butto giù le mie in testa, magari ti viene un'idea, la sviluppi e cerchi comunque di organizzarla, e poi collaboro con una certa mia amica, insomma, che si chiama Monica, che ogni tanto mi intervista. E a proposito di questo, ma abbiamo già parlato che è un personaggio che ancora deve essere messo sulle pagine, no? Poi figuriamoci vederlo in scena, ma Biagio poi ha parlato? No, non ha parlato ancora Biagio. Si deve ancora confessare. Si deve ancora confessare, poco si confessa, poi Biagio. Grazie Gennaro. Domenico, un altro appuntamento bello 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 con Vittorio Del Tufo, Caffè con l'autore, poi con la nostra Napoli, un argomento poi che ti ha fatto infervorare alla fine della serata. Trentarelli, che ti è sembrato? Vabbè, intanto parlo di Vittorio perché sai che noi lo stimiamo tantissimo, è stato nostro ospite già l'anno scorso con il suo primo libro, ma Trentarelli racconta la bellezza di Napoli, il mistero, racconta soprattutto delle straordinarie storie che molti non conoscono, quindi Vittorio attraverso il suo racconto, la sua indagine, il suo osservare la città ci ha donato delle emozioni questa sera, quindi sai che il salotto ama condividere le emozioni, e quindi chiamare Vittorio Del Tufo e essere onorati della sua presenza vuol dire emozionarsi a prescindere. Adesso ce lo prenotiamo per il prossimo lavoro al quale sta mettendo mano, che pare, almeno da quello che ho capito, che sia una sorta di continuum di misteri su Napoli, perché pare che Napoli, e noi lo sappiamo, ne abbiamo un'idea, non smetta mai di svelare delle cose che sembrano sepolte, che poi invece, come dice lui, delle stratificazioni vengono fuori. Assolutamente sì, Napoli è fatta di stratificazioni, poi sembra che a ogni strato di Napoli si scopra qualcosa di straordinario. Io ho per esempio un'immagine molto particolare, che è una sala che sta appunto al Maschi Angioino con il pavimento di vetro, e lì basta abbassare la testa e vedere le varie stratificazioni di Napoli, quindi non solo diciamo architettoniche, ma anche ci sono addirittura dei ritrovamenti archeologici, addirittura delle figure delle persone ritrovate, diciamo, quindi c'è il teschio, c'è lo scheletro, eccetera eccetera, quindi Napoli è sempre affascinante e poi una continua scoperta. Molto vicino a quello che tu fai con l'argilla, no?
Sì, effettivamente l'argilla ti lascia poi scoprire quello che viene dopo. Diciamo, leggere 30 Remi vuol dire scoprire qualcosa di nuovo. Quando modello, per esempio, io scopro anch'io come artista di volta in volta il mistero, la bellezza di qualcosa che prima magari uno non... Deve essere solo un'idea. Sì, un'idea che poi si sviluppa, perché quando si modella l'argilla... voglio dire, nasce anche qualcosa che tu non sei consapevole di dover modellare in quel momento. Per esempio, ultimamente alla Galleria Borbonica ho fatto Ananke inteso come mito, una performance, e l'immagine che io ho tirato fuori è stata un'immagine non costruita iconograficamente, ma è stata un'immagine che ho costruito in quel momento, contaminato dalla bellezza del luogo, dal fascino, ecco, dell'attrice che ha interpretato Ananke, appunto, la vita, e anche, diciamo, tra virgolette, dalla musica che mi ha guidato quasi nelle movenze, nel modellato. Quindi con l'argilla scrivi quello che lui fa disegnando 30 Remi. Ah, perfetto, l'hai detto tu. Perfetto. Grazie. Grazie ancora e ringrazio ancora pubblicamente Vittorio Del Tufo per averci donato questa sera un momento di grande condivisione e di emozione. Diamo il benvenuto ad una nuova testata che è Synapse News, è curata appunto da Massimo Pacilio, ma non solo, di uno staff di giovani che sicuramente sapranno raccontare Napoli e non solo Napoli attraverso appunto le notizie, attraverso le immagini, attraverso lo scritto. Grazie. La scrittura.